dopo le lunghe file e i disagi per l'unica apertura settimanale della farmacia territoriale al Marino di Alghero, l'assessore Niedu garantisce l'assunzione di personale per tutta la Sardegna. Il consigliere regionale Tedde: servono soluzioni immediate. L'agenzia di rating Fitch promuove la Sardegna al rating più alto dello Stato, buon controllo dei conti, delle capacità di ripagare i debiti e di programmazione dei fondi europei. Nella pagina sportiva del sabato tutti gli appuntamenti del weekend. Turno di riposo per l'Amatori Alghero nella Serie A di rugby. Domani in prima categoria c'è Castelsardo Alghero. Spazio anche al basket con l'intervista al general manager della Mercede, Francesco De Rosa. Ben ritrovati telespettatori di Catalan TV, torniamo a parlare della farmacia territoriale dell'ospedale Marino, come avete sentito anche dal nostro sommario, e della riduzione dei giorni di apertura che sta provocando forti disagi per i cittadini algheresi e non solo. Ieri è intervenuto l'assessore regionale Mario Niedu, che garantisce il potenziamento con l'assunzione di 20 farmacisti. Bene questa ipotesi, ma occorrono soluzioni immediate, dice invece il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde. Attraverso l'Ares abbiamo chiuso un bando per l'assunzione di 20 farmacisti. Sono circa 100 i candidati e a brevissimo saranno espletate le prove del concorso. Questo ci consentirà di rispondere alle carenze coprendo da subito i posti messi a bando e di rafforzare gli organici dove è necessario con lo scorrimento della graduatoria. Così ieri l'assessore regionale alla sanità Mario Niedu, dopo le criticità riscontrate soprattutto con la farmacia territoriale dell'ospedale Marino di Alghero. Per l'esponente della giunta Solinas si tratta di un ulteriore passo in avanti sul percorso che abbiamo tracciato per andare incontro ai bisogni dei tanti cittadini che si rivolgono ai servizi delle farmacie e delle ASL per il ritiro dei dispositivi medici e dei farmaci previsti dai loro piani terapeutici. Rafforzare il personale consentirà di incidere sull'efficienza nella distribuzione dei farmaci, riducendo i tempi d'attesa. Questo però, precisa Niedu, non è l'unico strumento che abbiamo messo in campo. Grazie al nuovo accordo con Federpharma, sottoscritto di recente, abbiamo aumentato considerevolmente il numero di farmaci e dispositivi che i cittadini possono ritirare nelle farmacie convenzionate, un elenco che stiamo valutando di incrementare ulteriormente. Oggi, ad esempio, quasi tutto ciò che riguarda la diabetologia viene distribuito nelle farmacie convenzionate, inclusi da novembre i nuovi dispositivi per il monitoraggio flash della glicemia. Un sistema misto di distribuzione tra farmacie territoriali e farmacie convenzionate che garantisce capillarità nella distribuzione su tutta l'isola a beneficio dei cittadini. Stiamo lavorando inoltre per una gestione efficiente e moderna della logistica dei farmaci e dei dispositivi medici in Sardegna. Il progetto del Lab Unico del Farmaco ha già iniziato il suo percorso e presto sarà realtà, conclude l'assessore alla sanità. Non è accettabile che la farmacia dell'ospedale Marino di Alghero passi da un'apertura garantita per 5 giorni alla settimana a un solo giorno, tuona però il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, parlando di un servizio insostituibile per tutti gli ammalati che hanno necessità di ausili che vengono prescritti sulla base di un piano terapeutico. Nuovi orari che stanno provocando inaccettabili code di dimensioni bibliche per tanti cittadini, per lo più anziani, affetti da patologie croniche che per ore debbono attendere il loro turno. L'ex sindaco denuncia che non sono sufficienti le promesse di assunzione di 20 farmacisti fatte dall'assessore Niedu. Al di là dei tempi incerti e sicuramente lunghi, sottolinea l'esponente forzista, 20 nuovi farmacisti spalmati su tutte le farmacie territoriali regionali sono quasi irrilevanti. Tedde condivide la proposta del consigliere comunale Mulas, dare la possibilità alle farmacie private di distribuire farmaci e presidi medici. L'assessore Niedu si attivi immediatamente e dia precisi indirizzi politici ad Ares affinché rafforzi l'accordo con Federpharma per consentire alle farmacie convenzionate di distribuire capillarmente tutti, ma proprio tutti, i farmaci necessari per i piani terapeutici. Ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere e ipotesi futuribili. Occorre intervenire oggi per andare incontro agli ammalati e per disinnescare una bomba sociale che non possiamo trascurare. La sanità algherese, conclude Tedde, ha necessità di una seria programmazione di progetti incisivi sui quali non è possibile nascondere la testa sotto la sabbia per vincoli di coalizione e su cui a breve torneremo con determinazione, ma anche l'urgenza di interventi immediati.
L'agenzia di rating Fitch promuove la Sardegna e le affida un rating di lungo periodo classificato come BBB+, superiore al rating dell'Italia, fermo a BBB. È quanto annunciato ieri dal presidente della regione Christian Solinas, illustrando alla stampa il rapporto sul rischio finanziario di insolvenza stilato dall'agenzia anglo-americana. Buon controllo dei conti, delle capacità di ripagare i debiti e di programmazione dei fondi europei. Per la prima volta una regione ha un rating più alto dello Stato, cioè più affidabile dello Stato italiano, ha sottolineato Solinas. Ciò significa che la Sardegna è finanziariamente affidabile. Il rendiconto 2021, differenza tra entrate e spese dell'anno, compresi i residui degli anni precedenti, per la prima volta dal passaggio alla contabilità armonizzata, ha registrato un avanzo di amministrazione di circa 78 milioni di euro. Sardegna virtuosa, secondo il documento, anche per la capacità di spesa dei fondi UE 2014-2020, a fronte di una spesa media nazionale che si attesta intorno al 60% sul POR riprogrammato per effetto della crisi generata dalla pandemia, la Sardegna vanta una quota UE superiore al 69%. A questo risultato ha contribuito anche la vertenza entrate, con la riduzione di 380 milioni al contributo di risanamento della finanza pubblica nazionale. È un risultato importante per la Sardegna e per i sardi, frutto di un percorso e di un lavoro condotto in questi 3 anni che ha inciso profondamente sulla struttura finanziaria e sul bilancio della regione, ha sottolineato Solinas. Tenuto conto del periodo di stagnazione economica e di imprevedibilità dei mercati finanziari, il giudizio dell'agenzia è motivo di soddisfazione per tutti e testimonia la bontà delle politiche regionali di sostegno all'economia e alla società in generale, ha aggiunto l'assessore della programmazione del bilancio Giuseppe Fasolino. Con orgoglio oggi possiamo portare un risultato straordinario e soprattutto oggettivo. Siamo riusciti a ottenerlo senza dimenticare gli investimenti, ha precisato l'esponente della giunta regionale. E si è tenuta ieri a Cagliari la seconda convention regionale del Network Family in Italia, che ha certificato che la Sardegna è ancora più amica della famiglia. Alla presenza del direttore generale per le politiche familiari della regione Giovanni Deiana, il presidente della commissione bilancio regionale Stefano Schirru, ma anche il dirigente generale dell'agenzia per la coesione sociale della provincia autonoma di Trento Luciano Malfer, il vice sindaco della città metropolitana di Cagliari Roberto Mura, 12 comuni della Sardegna hanno ricevuto la certificazione Family. Il percorso è iniziato lo scorso anno con il tour Family in Sardegna, 8 incontri online durante i quali i coordinatori del network nazionale Family in Italia, Mauro Ledda e Filomena Cappiello, hanno sensibilizzato il territorio regionale con interviste tematiche family friendly, mettendo in contatto i comuni isolani con quelli del Trentino, creatori proprio del marchio, esportato poi in tutta Italia. Con il protocollo d'intesa la regione si è avvalsa dell'esperienza acquisita dall'Agenzia per la coesione sociale della provincia autonoma di Trento sulle certificazioni familiari, quindi Family in Trentino e Family Audit, sui distretti famiglie, sulle modalità di coinvolgimento attivo della associazionismo familiare e nell'implementazione di politiche family friendly. Prezioso il contributo del comune di Alghero, guidato dal sindaco Mario Conoci, capofila del Network Family in Italia, che su incarico della Regione Sardegna, attraverso il suo ufficio per le politiche familiari, ha supportato e accompagnato i 12 comuni sardi alla certificazione. Dopo i comuni è stato consegnato anche il certificato Family Audit alla prima azienda sarda che ha scelto di intraprendere il percorso di conciliazione lavoro-famiglia a vantaggio dei propri dipendenti. La Nobento SPA, guidata dall'amministratore unico Andrea Alessandrini, ha intrapreso quest'anno il percorso per la certificazione che le porterà nei prossimi 3 anni a completare un attento piano di azioni dedicato appunto al benessere dei suoi dipendenti. Il benessere dei dipendenti è quello cui punto nelle mie aziende, ha spiegato l'amministratore delegato Alessandrini. Diamo tanto, riceviamo tanto, l'unica cosa che abbiamo fatto è stata ascoltare le esigenze dei nostri collaboratori.
Ed è una giornata importante questa per l'Omnium Cultural dell'Alghe, si svolgeranno per tutta la giornata infatti gli atti di inaugurazione della nuova sede, il programma prevede un atto ufficiale però questa sera a teatro, mentre stamattina alle 11 c'è stata l'inaugurazione della nuova sede cittadina alla presenza delle autorità e del sindaco Mario Conoci, del presidente del consiglio regionale Michele Pais, ma anche delle istituzioni sia algheresi che provenienti direttamente dalla Catalogna. È stata quindi ufficialmente aperta la sede di Via La Marmora 74, l'atto ufficiale che si intitola Anem vers l'Ustrentanz mirant al futur, come detto è previsto questa sera alle 18.30 presso il Teatro Civico Gavi Ballero, dove si terrà il concerto di Borja Penalba e Mireia Vivas e di Franca Masu e Claudio Gabriel Sanna. L'entrata a teatro sarà a partire dalle 18, l'atto inizierà alle 18.30, naturalmente a fare gli onori di casa come questa mattina durante l'inaugurazione e l'apertura della nuova sede, poi questa sera a teatro sarà il presidente dell'Omnium Cultural dell'Alghe, Stefano Campus. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Ritorniamo in studio. Ieri sera un suggestivo angolo dei nostri bastioni ha fatto da cornice alla presentazione pubblica di Viva Corallum Rubrum, un progetto nato per far crescere e promuovere il corallo di Alghero, il tutto per celebrare non solo il progetto ma anche un anno dall'apertura del museo Aquarium Rubrum che si trova proprio presso la torre di San Giacomo. Ieri è stato possibile effettuare proprio una visita gratuita al museo e dalle 18.30 assistere ad un evento musicale, ovvero al concerto della banda D'Alerci, diretta dal maestro Antonio Garofalo, che ha visto anche l'esibizione di vari cantanti algheresi. Ed è Alghero la prima città in Italia a vantare un'infrastruttura ludica capace di proiettare il territorio con le sue bellezze ben oltre i confini nazionali, promuovendo esperienze turistiche innovative attraverso la gamification applicata al patrimonio culturale. Play Alghero, parliamo appunto di questo, è il sistema di 10 giochi sviluppato dalla Fondazione Alghero con la partecipazione del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari, Laboratorio Animazione e Design, da giovani appassionati di gaming e professionisti, ma anche cittadini attivi, associazioni culturali, grazie al progetto europeo Mad Games Gamification from Memorable Tourist Experience, finanziato dall'Unione Europea. All'interno del programma ENI CBC, Mediterranean Sea, sempre più potente veicolo di promozione della destinazione. Nei giorni scorsi l'esperienza di Play Alghero è stata oggetto delle riprese della prossima edizione del programma RAI Generazione Bellezza del giornalista narratore Emilio Casilini. Una puntata dedicata a raccontare la forte valenza turistica e culturale del progetto, coordinato da Fabio Viola, uno dei massimi esperti del settore. Le riprese e le testimonianze, che hanno visto la partecipazione dei referenti dell'amministrazione comunale di Alghero, della Fondazione e del Dipartimento di Architettura, ma anche di associazioni culturali, di classi del Plesso Aspodelo, dell'Istituto Comprensivo numero 1, sono state girate direttamente nei luoghi fisici dove ad Alghero è possibile immergersi nelle esperienze ludiche e scoprire la città, nella Torre di San Giovanni per l'installazione interattiva Digital Canvas, al Museo Archeologico, al Nuraghe Palmavera per Collezione Alghero e in tour per il Centro Storico seguendo il Playful Itinerary e altre esperienze di esplorazione urbana realizzate appunto nell'ambito di Play Alghero. Si tratta anche questa di un'importante occasione di promozione della città e del progetto stesso. Nell'importante e prestigioso progetto della Quadriennale di Roma, denominato Panorama, ci sarà anche Fabio Saiu, il pittore algherese. È stato infatti selezionato per far parte di questo progetto artistico che lo vede insieme a stimati pittori di arte contemporanea. Le opere di Saiu sono molto apprezzate sia in Italia che all'estero e questo è sicuramente un momento importante di orgoglio. Sono felicissimo di vedere associato il mio nome alla Quadriennale, ha affermato Saiu, con questa iniziativa che è stata creata per rendere più dinamica la nuova edizione della Quadriennale con tanti eventi, una rivista trimestrale ed altro. Sicuramente se mi fossi trasferito a Milano o Berlino i treni sarebbero stati tanti, ha concluso Saiu, ma devo confessare che le soddisfazioni che ho avuto fino adesso valgono doppio.
Apriamo ora la pagina sportiva del sabato con il calcio, visto che l'amatore rugby Alghero nel campionato di Serie A osserva un turno di riposo. Vediamo allora gli appuntamenti delle squadre calcistiche di prima e seconda categoria. La seconda giornata del girone E di prima categoria si apre questo pomeriggio con ben 4 anticipi. Tra le squadre che scenderanno in campo oggi c'è anche l'Olmedo, che al Pintore Caddeo ospita il Sorso. La partita di cartello di questo turno però è senza dubbio Castelsardo-Alghero, una sfida che richiama quella di altri tempi, come quella del 2008, quando i giallorossi allenati da Mauro Giorico vinsero il match dei playoff, proseguendo poi il cammino concluso con gli spareggi nazionali e successivamente con lo storico ripescaggio in Lega Pro. Ora, dopo diverse vicissitudini, rivediamo i nomi gloriosi di Alghero e Castelsardo in prima categoria, ma entrambe le squadre puntano a risalire velocemente nei campionati più importanti. E non è un caso che siano proprio loro due delle squadre più attrezzate del girone, entrambe a caccia del primo successo in campionato dopo il pareggio per 2-2 all'esordio. Castelsardo, che una settimana fa è stato fermato da un ottimo Treseriges, che domani a sua volta giocherà sul campo del CUS Sassari. Dalla prima alla seconda categoria, nel girone F, lo Sporting Alghero cerca il pronto riscatto domani in casa contro il GSA La Erru. Domenica scorsa la squadra allenata da Gian Gavino Virdis ha perso 3-1 sul campo del Santa Teresa Gallura. Intanto la federazione ha reso noti i gironi di terza categoria, campionato dal quale partirà l'avventura dell'FC Alghero. I giallorossi di Pippo Zani dovranno vedersela con altre 11 squadre del sassarese. Seconda giornata anche nella Serie C1 di calcio a 5, turno che si è aperto ieri con il match tra il Città di Cagliari e la Futsal 4 Mori e la vittoria per 7-5 degli ospiti. La Futsal Alghero, dopo il convincente vittorioso esordio contro la Daim Sport, giocherà questo pomeriggio sul campo del Parco Cross Città di Serrenti. La squadra allenata da Rino Monti va a caccia dei primi 3 punti in trasferta. Sarà possibile vedere la partita in diretta sulla pagina Facebook della Futsal. E per il basket invece oggi scenderà in campo la Mercede, che nel campionato di Serie B femminile farà il suo esordio affrontando il Ploaghi al Palacorbì alle 18:30. Con il team manager Francesco De Rosa abbiamo parlato dello start di questo campionato e naturalmente della squadra che andrà ad affrontarlo. Sentiamolo. Al via la Serie B femminile di basket, Mercede al debutto stasera contro Ploaghi. Che campionato ci dobbiamo aspettare? Quest'anno sarà un campionato molto duro, ci sono squadre proprio come Ploaghi e Virtus Cagliari che ambiscono a fare i playoff promozione. Poi oltre a queste due squadre ci sono altre 7 squadre, tra cui noi, di cui 7 sono di Cagliari e 2 della provincia di Sassari, noi e Ploaghi. Noi avremo una squadra molto giovane con qualche veterana come Francesca Brembilla, Fabiana e Deborah Galluccio, Valentina Sini, poi aspettiamo nei prossimi giorni se anche Elisa Caneo si aggiungerà al gruppo. Il resto sono le nostre ragazze che compongono la squadra Under 17. L'obiettivo per questa stagione? L'obiettivo è la crescita del gruppo, inseriremo le giovani che sono arrivate qui ad Alghero, che sono Elisabetta Maugeri da Olbia, poi Avelina Glavan, che è una moldava del 2006, e Veronica Pismennik, che è una giovanissima ucraina del 2009, che sono venute qui ad Alghero per continuare la loro crescita cestistica. Ecco, a proposito di giovani, possiamo dire che è un po' il fiore all'occhiello della Mercede. Sì, noi da anni ci siamo concentrati sul settore giovanile, quest'anno abbiamo ceduto diverse giocatrici in Serie A proprio perché abbiamo cambiato parecchio, quindi abbiamo liberato le più grandi e siamo ripartiti con dei nuovi gruppi giovanili, faremo insieme alla Coral anche il campionato Under 15 e Under 14, quindi faremo le fasce più basse e poi la Serie B per far crescere queste giovani. Ecco, una delle novità di questa stagione è proprio la collaborazione con la Coral. Sì, la collaborazione è nata proprio perché nel post-Covid ci sono stati momenti di difficoltà per tutti, ci sono stati molti abbandoni, quindi ci siamo seduti a un tavolo, abbiamo ragionato, vista la nostra maggior concentrazione sul settore femminile e loro sul settore maschile, stiamo cercando di elaborare per il prossimo futuro delle collaborazioni che portino appunto a una maggior specializzazione di entrambe le società. Ed è tutto, il basket chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale, ora vi lascio al meteo per la giornata di domani, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.